Il professore Elio Cunzolo di Modena ha parlato oggi di un interessante argomento, il fastidio del rumore, l'inquinamento acustico che sia secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma anche secondariamente come pratica professionale, sta creando non pochi problemi e ne creerà probabilmente ancora di più in futuro. Di cosa si tratta in breve, professore? Sì, è uno dei problemi più importanti delle polluzioni che affliggono la nostra civiltà ed è legato proprio al rumore ambientale che deve essere distinto da quello che è il rumore industriale. In Italia, peraltro, questo problema è molto sentito dalla popolazione perché c'è una pubblicazione del 2010 dove viene proprio sottolineato come il 76% degli italiani è convinto che l'esposizione al rumore ambientale, quello che si verifica nelle città, sia espressione di un potenziale danno verso la propria salute. Salute inteso sia nel senso del benessere psicologico, sia nel senso di vere e proprie manifestazioni patologiche, in particolar modo riguardo a patologie cardiovascolari, a patologie dismetaboliche, alla turba del sonno. E quindi il 76% degli italiani è convinto che ciò avvenga, mentre che solo il 16% nell'ambito europeo, il fanalino di coda sono gli irlandesi, che soltanto il 16% degli irlandesi è convinto che il rumore ambientale possa nuocere alla propria salute. In Italia questo argomento è regolamentato a livello legislativo, con una legge dove è ben definito che cosa abbia da intendersi per rumore ambientale, che come dico è completamente diverso da quello industriale e da quello che per noi, che ci occupiamo da sempre di questo problema, viene identificato ed etichettato come il trauma acustico cronico o acuto professionale. Quindi è un problema che riguarda l'esposizione all'ambiente, abitativo ed extraabitativo ed è un rumore dal quale non, sostanzialmente non ci si possa difendere, a meno che, secondo le ultimissime affermazioni e linee guida proposte in fieri dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e la pubblicazione proprio del 20 aprile del 2018, l'unico baluardo su cui noi possiamo difenderci è quello dell'esposizione al rumore ambientale di tipo ricreativo e in particolar modo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è assolutamente preoccupato sul futuro audiologico delle generazioni più giovani dell'utilizzo dei dispositivi musicali personali, le cuffiette, in particolar modo le inserzioni auricolari legate quindi a un utilizzo assolutamente eccessivo di questi sistemi elettronici, oppure a degli ambienti di lavoro, come ad esempio i mercatoni, dove ci sono musica ad alto volume, che non rientrano strettamente in un vero e proprio trauma acustico professionale, ma poi all'atto pratico lo diventano. Così come, molto importante, secondo le linee guida più recenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, considerando gli effetti extrauditivi del danno. Primo fra i quali quello che tecnicamente si chiama noise annoyance, che significa una sensazione di disturbo, di malessere e comunque di compromissione della qualità della vita e di profonda compromissione delle capacità lavorative legate proprio a questo rumore ambientale. Questo significa sul piano neurofisiopatologico che il rumore ambientale va da una parte ad agire sulle vie uditive primarie, sulle vie che tecnicamente le abbiamo sempre chiamate come vie lemniscali, ma va ad attivare pesantemente anche il sistema extralemniscale, che è quello connesso al cervello emozionale, in particolar modo al sistema limbico. Sistema limbico significa nuclei del sistema limbico, quindi significa nuclei dell'amigdala, nucleo del complesso nucleare dell'ippocampo, ma significa anche corteccia limbica, corteccia prefrontale e significa anche attivazione dell'asse ipotalamo-ipofisaria, e quindi con la produzione di ormoni che vanno anche a danneggiare essi stessi la coclea, in quanto la coclea è dotata di un grosso corredo recettoriale, che sono il corredo recettoriale degli ormoni dello stress. Il suo intervento è stato focalizzato anche sulle attualità cliniche. Cosa possiamo dire su questo aspetto? Due cose fondamentali. La prima è che noi abbiamo come dovere di informazione, divulgare queste problematiche che hanno un impatto importantissimo che l'Organizzazione Mondiale della Sanità valuta come anni di vita persa. Anni di vita persa significa come accorciamento delle aspettative di vita, in particolar modo per gli incidenti vascolari, infarti del miocardio in particolar modo legati proprio a questo stress da stimolazione
eccessiva, abnorme da rumore ambientale, e come anche qualità di vita non senza disabilità, perché il rumore ambientale crea disabilità e viene espresso in anni di vita persi, e le cifre sono strepitose, importantissime. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, in tutta l'Europa oltre 1 milione di anni di vita persa per anni negli abitanti di tutta l'Europa proprio per l'esposizione a questo tipo di problema. Per cui innanzitutto noi dobbiamo informare i nostri pazienti su questo problema. La seconda informazione è quella di limitare al massimo, o meglio usare al minimo, tutto ciò che è evitabile. Quindi l'utilizzo di personal device, soprattutto quelli non progettati dalle aziende, perché quelli devono sottostare a determinati standard di sicurezza, quindi non pompare l'ascolto, e rimanere in ambienti dove c'è un rumore ambientale, quindi discoteche, pub e quant'altro, dove c'è un rumore di fondo molto 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 elevato. E poi anche dal punto di vista metodologico si è visto come l'utilizzo dell'audiometria clinica classica con le alte frequenze limitate a 8000 Hz non è sufficientemente sensibile a documentare un danno uditivo neurosensoriale, perché questo lo si documenta per questo tipo di problema utilizzando l'audiometria a frequenza elevata o molto elevata, quindi utilizzando degli audiometri che sono perfettamente disponibili già in commercio già adesso, che possono estendere l'indagine alle alte frequenze a 16.000 e anche a 20.000 Hz. Un'ultima rapida battuta, in questa prospettiva la SIO, secondo lei, ha un ruolo anche istituzionale, anche assolutamente di dialogo con la assolutamente sì, politica. Questo è stato il motivo per cui io ho proposto un argomento che non era mai stato trattato, un argomento il cui rischio era quello di non creare sufficiente attenzione, e quindi devo ringraziare la sensibilità audiologica, squisitamente audiologica del professor Cassandro, e anche con la professoressa Genovese abbiamo assolutamente in programma di portare avanti questo tipo di formazione e di informazione, oltre che di realtà clinica, nei prossimi congressi sia della SIO e sia dei congressi della Società Italiana di Audiologia e Foniatria. La ringrazio, professore, buon lavoro.